Buongiorno e ben ritrovati, gentili telespettatori. Questo è il Prima TG delle ore 13:30. Andiamo con le ultime notizie. Sono 625 nuovi positivi al Covid-19 in Regione Campania, secondo l'ultimo bollettino diramato all'unità di crisi. I tamponi effettuati sono stati 6.849 per un'incidenza al test del 9,12%. Dal bollettino si segnalano anche 1.384 guariti e purtroppo 46 decessi, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 20 nei giorni precedenti, ma contabilizzati ieri. Sono poi 97 i ricoveri in terapia intensiva in tutta la regione a fronte di 656 posti letto, mentre nei reparti Covid sono 1.402 i posti occupati su 3.160 disponibili. Sono invece 11.212 nuovi casi di coronavirus in tutta Italia su 128.740 tamponi effettuati, secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile Nazionale. La percentuale di incidenza al test scala fino all'8,7%, mentre nella giornata precedente si fermava al 12,5%, grazie anche al maggior numero di tamponi effettuati, che offre una più dettagliata visione dell'andamento epidemico. Secondo l'ultimo bollettino sono 17.044 le persone guarite nelle ultime 24 ore e si segnalano anche 659 decessi in tutto il paese. Mentre in Europa è iniziata la distribuzione del vaccino Pfizer-BioNTech, prosegue incessante il lavoro di AstraZeneca e Oxford in una fase già avanzata della sperimentazione. La probabilità che venga approvato dall'EMA già nel mese di gennaio sono molto basse, come spiegato da Noel Wathion, vice direttore esecutivo dell'EMA, in un'intervista. Non hanno ancora fatto domanda e servono inoltre ulteriori dati sulla qualità del vaccino. Serviranno quindi ancora giorni per capire se il vaccino in questione possa affiancare o meno quello della Pfizer nella lotta al Covid-19. È arrivato intorno alle 4 a Malpensa uno dei 6 aerei che oggi porteranno in Italia la prima fornitura settimanale di 470.000 dosi di vaccino. Il carico è stato poi portato fuori con mezzi DHL scortati dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia. Sono in totale 94.770, spiegato ieri l'assessore Giulio Gallera, le dosi oggi destinate alla Lombardia. Nelle 21 regioni e province autonome dove la struttura del commissario straordinario per l'emergenza Covid ha inviato domenica 27 dicembre i vaccini consegnati all'Italia la Pfizer, sono stati già vaccinati oltre 8.000 persone, pari all'86% delle 9.570 dosi distribuite. Lo comunica lo staff del commissario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri. È atterrato anche all'aeroporto di Capodichino l'aereo con le prime dosi di vaccino contro il Covid-19 dedicate alla regione Campania. Si tratta di 35.000 unità. Ora sono state avviate anche le consegne con la scorta dei carabinieri verso i 27 punti di vaccinazione che effettueranno la fase 2, quella dedicata agli operatori sanitari. Parte dei vaccini giunti a Napoli sarà destinato anche a Calabria e Basilicata. Intorno a mezzogiorno a Napoli è previsto l'arrivo dei vaccini all'ospedale del Mare, all'ospedale San Paolo. La vaccinazione partirà nella giornata di domani. Sul tema della volontarietà dei vaccini si è espresso Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. Se nel lungo periodo la volontarietà sarà un problema, giusto che intervenga il Parlamento per valutarne l'obbligatorietà per le categorie più esposte e più a rischio. A mio avviso presto ci sarà questo tipo di valutazione perché molti presidenti di regione stanno parlando di passaporti sanitari per accedere a strutture o a servizi. La campagna di vaccinazione di massa si intensificherà a partire da mercoledì, quando in Italia arriveranno circa 469.950 dosi di vaccino Pfizer destinate ai siti di somministrazione individuati dal commissario in accordo con le regioni. Le consegne proseguiranno anche nella giornata del 31 dicembre, per poi proseguire con un ritmo settimanale. Nei prossimi giorni, intanto, il commissario pubblicherà online un report sul numero degli italiani che progressivamente si stanno vaccinando. Lo comunica lo staff del commissario straordinario Domenico Arcuri. Da ogni flaconcino di vaccino anti-Covid-19 di Pfizer-BioNTech è possibile ottenere 6 dosi e non 5. A precisarlo è l'Agenzia Italiana del Farmaco AIFA sul suo sito. La dose di vaccino per ogni persona è di 0,3 mm, che deve essere estratta in condizioni asettiche utilizzando siringhe di precisione adeguate da un flaconcino di vaccino che contiene 2,25 mm dopo la diluzione prevista con soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. In questo modo, spiega la SIFO, con 1.000 fiale potranno essere trattate 6.000 persone invece che 5.000. In questo modo si rende più vasta e capillare fin da subito la copertura vaccinale, realizzando anche un'economia di scala non indifferente. Ogni centro abilitato alla vaccinazione dei cittadini italiani deve esserne consapevole e agire di conseguenza. La forte mareggiata che ha
Scosso, Napoli è interessato il lungomare, Caracciolo ha procurato notevoli danni ai parapetti dei marciapiedi nel tratto di Piazza Vittorio alla sede fino alla sede universitaria. Il mare ha in più punti invaso la carreggiata, portando sull'asfalto detriti e creando problemi alle autovetture in transito. Il comando della polizia locale ha disposto immediatamente il presidio e la chiusura di via Partenope all'altezza di Piazza Vittoria, deviando il flusso delle auto sulla riviera per il corso alternativo di Corso Vittorio Emanuele dalla tangenziale per raggiungere il centro. Lungomare di Napoli, che è stato poi riaperto nella mattinata successiva dopo la mareggiata. In mattinata si sono anche incontrati i ristoratori per fare la conta dei danni. Ascoltiamo adesso le parole dell'assessore ai lavori pubblici e al patrimonio, Alessandra Clemente. Dalle primissime ore, in prima persona, l'amministrazione comunale ha seguito quanto stava accadendo. L'ho fatto attraverso il sindaco, che in piena notte è venuto qui per rendersi conto personalmente con la mia collega Rosaria Galero, ed è partito il meccanismo di protezione della città di Napoli, che è garantito dalla Protezione Civile, dagli operai della SIA, della Napoli Servizi, dell'ABC. In poche ore la strada è stata chiusa e abbiamo messo in sicurezza da quelle mareggiate, in primo luogo, gli automobilisti e gli scooteristi. E da stamattina, dalle prime ore dell'alba, appena il vento è calato, ci sono state le attività di rimozione di tutto quello che il mare aveva portato sul lungomare per riaprire al transito dei veicoli in lungomare, e tutte le maestranze del Comune di Napoli sono al fianco delle maestranze dei titolari dei ristoranti per dare il supporto necessario per ripristinare e dare sicurezza a quest'area nel minor tempo possibile e con la massima vicinanza e concretezza operativa che noi abbiamo voluto in questo momento realizzare. Il sindaco di Avellino Gianluca Festa ha parlato delle disposizioni per i giorni dal 31 dicembre al 1 gennaio. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Sicuramente la mia ordinanza in qualche modo ha aiutato, perché seppur sofferta, noi insomma siamo stati da sempre un po' la città dei brindisi conviviali durante le vigilie, sia il 24 sia il 31, e poi tra poco arriviamo anche alla vicenda 31. Quindi è stata un'ordinanza che certamente non ho fatto a cuor leggero, che però ho reputato necessaria. E devo dire che la risposta dell'intera comunità è stata perfetta, siete stati esemplari. Ho girato in città sia il 24, per la verità, ho anche fatto un giro il 25 a Natale, anche il 26, per controllare. Non ho trovato alcun problema. Nel frattempo stavo anche raccogliendo qualche vostra segnalazione mentre parlo. Dicevo, sì, anche via Francesco Tedesco, Patrizio. Su Via Tedesco però c'è un progetto molto più importante e molto più ambizioso, un intervento più consistente grazie a un finanziamento regionale. Dicevo, sono molto contento della risposta che avete dato durante le festività, grande rispetto delle regole. Questo ci aiuta a riprenderci sempre in maniera più rapida una normalità che meritiamo. Normalità che riusciremo a ottenere anche grazie al vaccino. Finalmente siamo partiti con le vaccinazioni. Simbolicamente, ieri si sono tenute le prime vaccinazioni, chiaramente effettuate sugli operatori sanitari, perché sono in questo momento la categoria maggiormente esposta al rischio. Personalmente, io mi sottoporrò al vaccino. Rispondo anche a qualcuno che ha detto: Sindaco, perché tu non lo fai del buon esempio? Ho detto che quando arriverà il mio turno, io ci sarò, anche perché credo in questo vaccino. Ho avuto anche un po' modo, l'altra volta c'è stata anche l'occasione per comunicarvi più o meno un po' come funzionerà il vaccino. C'è questa famosa proteina Spike che ormai è diventata molto nota. Serve, magari non risolverà al 100% il problema del Covid, ma ci aiuterà e poi ci dà anche una speranza importante. Quindi, appena arriveranno i vaccini, mi raccomando, poiché su base volontaria la vaccinazione, facciamolo tutti, così usciremo molto prima, fuori dal tunnel. Sono 139 i nuovi casi positivi nella provincia di Caserta, secondo l'ultimo bollettino diramato all'ASL provinciale. Su
1.262 tamponi effettuati per una percentuale di positività ai test che scende fino all'11%. Si segnalano inoltre, sempre dal bollettino, anche 341 persone guarite e purtroppo 14 decessi, di cui 2 nella città di Aversa, a Calvi Risorta, 1 Capua, Caiazzo, Carinaro, Casapenna, Casapulla, Marcianise, Piedimonte, Matese, Pontelatone, San Cipriano d'Aversa, Santa Maria Vico e Sant'Arpino. Il maggior numero di positivi attuali si segnala a Maddaloni. L'amministrazione comunale alla vigilia del 31 dicembre ricorda alla cittadinanza che nella città di Caserta vige il divieto assoluto di utilizzare botti e fuochi d'artificio, così come previsto dal regolamento di polizia urbana. Pertanto si invita la cittadinanza tutta ad astenersi da quanto prescritto dal regolamento per evitare situazioni di grave rischio e tutelare le categorie di persone più a rischio, bambini e anziani, nonché gli animali. Al di là del regolamento da rispettare, spiega il sindaco Carlo Marino, chiedo ai cittadini di non sparare botti e fuochi d'artificio per salutare l'arrivo del nuovo anno al fine di tutelare anziani, bambini e i nostri animali, ma quest'anno abbiamo un motivo in più. Sarà un segno di rispetto per le persone che abbiamo perso nel corso di questo terribile 2020 a causa del Covid-19, per le loro famiglie, per coloro che ancora lottano in questo momento contro questo nemico subdolo e invisibile. Vi propongo un'alternativa. A mezzanotte accendiamo tutti una candela come simbolo di speranza, come buon auspicio per un grande 2021, che sia un anno che ci consenta pian piano di dimenticare questo difficile periodo e ci riporti la serenità e la normalità di cui abbiamo fortemente bisogno. Passiamo adesso al calcio, con la Serie A ferma fino ai primi di gennaio. In casa Napoli tengono banco le condizioni di Victor Osimhen e il calciomercato. Il nigeriano è pronto a rientrare, ma ci vorrà ancora del tempo per tornare sul campo. Il suo rientro a Napoli è previsto per la giornata di oggi ed è già stato programmato un incontro con lo staff medico del club azzurro per fare un punto sulla situazione. Il ragazzo dovrà sottoporsi a nuovi esami strumentali e forse tornerà per la partita contro l'Udinese del 10 gennaio. In ottica mercato ci sono alcune invece questioni in particolare che dovranno essere risolte prima di pensare ad operazioni in ingresso, come quella di Emerson Palmieri come terzino sinistro, e sono le situazioni di Milik, che potrebbe andare all'Atletico Madrid, Maximovic, Isai e Llorente. Quattro situazioni che sono differenti tra loro, ma che dovrebbero portare alla stessa soluzione, cioè la cessione a gennaio. I due difensori sono in scadenza e nessuno dei due ha voluto accettare le condizioni per il rinnovo, mentre per quanto concerne l'attaccante ex Ajax, la proposta dell'Atletico Madrid è ancora ritenuta bassa dal Napoli, che chiede almeno 15 milioni, mentre Llorente potrebbe uscire gli ultimi giorni di mercato a costo zero. Ultima notizia, sempre in ambito calcio, capitolo salernitana, perché oggi i Granata saranno impegnati in trasferta contro il temibilissimo Monza di Cristian Brocchi. La squadra campana, capolista in Serie B, è chiamata alla prova del 9 contro Boateng e compagni. Nei padroni di casa c'è la prima convocazione per il super colpo dell'ultimo mese, Mario Balotelli. I ragazzi di Castori affronteranno il Monza con la stessa formazione che ha battuto qualche giorno fa il Venezia in trasferta, quindi si schiereranno con il consueto 3-5-2. Punte saranno Djuric e Tutino. Per questa edizione di Prima TG è tutto, appuntamento oggi pomeriggio sempre sui nostri canali. Un caloroso arrivederci.